Io avevo preparato una breve introduzione, ma do il buon esempio a tutti per rientrare nei tempi, essere stringati e affrontare invece col giusto tempo le importanti problematiche che ci andremo adesso a discutere. Vorrei passare direttamente a introdurre i primi ospiti. Però una cosa ci tenevo particolarmente a dire. Ieri sera alla cena l'applauso più grande l'hanno avuto gli organizzatori, perché effettivamente sono riusciti in questa settima edizione a portare veramente una innovazione nelle tematiche trattate e con grande coerenza. Stamattina abbiamo parlato fino a poco fa di piattaforme digitali e adesso ci caleremo nel cargo aereo, che sappiamo la grande importanza, l'abbiamo vista anche nella scorsa edizione, però con questa chiave di lettura, quindi delle grandi trasformazioni in corso e cercheremo di capire che cosa ci aspetta. Io passo subito la parola all'introduzione del presidente ANAMA Alessandro Albertini. Oltretutto, complimenti, presidente, lei è stato riconfermato recentemente per il suo mandato. A lei. Buongiorno a tutti, grazie mille. Sì, sono appena stato riconfermato per i prossimi 3 anni e in effetti ascoltando questo convegno tra ieri e oggi mi sono dato come obiettivo in questo mandato quello di dare maggiore importanza al Via Aerea o la giusta visibilità al Via Aerea, perché si parla sempre di mare o di logistica, ma di Via Aerea se ne parla sempre poco. E consideriamo che effettivamente i prodotti italiani, dalla moda al pharma, hanno bisogno di voli diretti dall'Italia per essere competitivi e arrivare velocemente sul mercato, hanno bisogno di aeroporti efficienti per evitare che il 30% che oggi è la merce che va da aeroporti nel nord Europa continui ad aumentare. È un settore che in questi anni non ha subito delle grosse crisi merceologiche. Certo, abbiamo avuto degli impatti dalla pandemia alla crisi delle catene globali che ci sono in questi giorni e anche gli effetti della guerra che c'è stata in Russia e Ucraina, ma certamente i volumi non sono calati, in quanto durante la pandemia abbiamo capito l'importanza di avere voli diretti sull'Italia per tutti i dispositivi che erano medici di cui ne avevamo bisogno. In questo momento di cambiamenti della catena di approvvigionamento da parte delle clientele, abbiamo anche capito quanto è importante come spedizionieri riuscire a essere agili e seguire il mercato. Quindi certamente oggi i clienti importano non solo più da paesi come Cina, ma hanno spostato la loro acquisti e vendite anche in altri paesi asiatici, quindi è anche importante avere quell'agilità di mercato. Certamente non siamo ancora tornati alla situazione di normalità, anche perché, come lo abbiamo visto tutti, la guerra ucraina-russa certamente sul Via Aerea ha avuto un importante impatto, in quanto su certe direttrici, non potendo più attraversare i paesi russi, la capacità di stiva è diminuita. Oltre al fatto che il vettore principale, cargo, che era russo, oggi non ha più capacità di mercato. Ribadisco, la catena, secondo me, il punto principale dei cambiamenti che dovremmo valutare e seguire in questi anni è il cambiamento della catena di approvvigionamento e anche da parte dei nostri clienti. Perché se noi andiamo a vedere i dati che ci sono dei primi mesi del 2023 rispetto al 2019, vediamo una riduzione dei voli verso la Cina, un aumento dei voli da e per altri paesi asiatici, una stabilità con un leggero incremento sugli Stati Uniti, un grossissimo incremento invece tra gli Stati Uniti e il Sud America, e comunque ad oggi abbiamo ancora un 22% di capacità belli, quindi di voli passeggeri in meno rispetto al 2019. Quindi come cluster e come comunque stakeholders della Via Aerea, secondo me è importante capire queste tendenze, cercare di muoverci tutti assieme come paese per attrarre i vettori che hanno delle capacità cargo o anche i vettori passeggeri che hanno nuove rotte. Su questo devo anche fare i complimenti a SEA per essere riuscita a
far tornare l'India dopo una ventina d'anni. Quindi questo è certamente uno dei mercati più importanti, l'India, sul prodotto farmaceutico, perché tutti sanno che gli API sono tutti prodotti in India, quindi aver portato un vettore come Air India, anche se solo passeggeri, è comunque un grande successo. Grazie mille. Grazie Presidente. È chiaro che è importantissimo interpretare e prevedere i cambiamenti, interpretare quelli in atto e prevedere quelli di domani mattina per cercare di recuperare ancora questo gap che abbiamo con i livelli pre-pandemia. Quindi assolutamente il suo intervento ci porta direttamente nei temi della mattinata. Pregherei la regia di a questo punto andare in onda con il filmato al SEA. Grazie ad Alzea per questo filmato che in qualche maniera ci fa comprendere che i temi della mattinata erano la digitalizzazione di tutta la catena logistica, ma poi quanto sia complessa questa cosa che non si ferma semplicemente a digitalizzare dei documenti, e nel suo filmato era ben chiara. Io passo subito la parola al dottor Galli, senior partner TRT, Trasporto e Territorio, per cercare di comprendere il trend e che cosa ci dobbiamo aspettare. Grazie mille, buongiorno a tutti, sia ai presenti in sala che a quelli collegati a distanza. Io sono Giuseppe Galli di TRT Trasporti e Territorio. Cercherò in tempi abbastanza contenuti di fare una brevissima sintesi di quelli che sono un po' di numeri, un po' di trend relativi, cui aveva accennato già prima, poco fa, il Presidente Albertini, relativi al mercato del cargo aereo. La mia idea è di dare appunto qualche indicazione sui trend principali, qualche spunto sui dati 2022, una serie di attese e aspettative che gli operatori possono avere, quindi individuarle un pochettino, e poi qualche spunto di prospettiva per il cargo aereo, passando poi ovviamente la parola ai relatori successivi che si concentreranno su tutto quello che riguarda questa tematica della digitalizzazione. Qui ho messo insieme alcuni brevi spunti, diciamo le slide sono un po' descrittive, ma servono anche magari come materiale poi di supporto al termine del convegno. Diciamo che il cargo aereo, coinvolto nella contrazione che abbiamo visto, abbiamo presentato già l'anno scorso, legata all'andamento del 2020, in particolare con la pandemia, è riuscito comunque a invertire il trend, e lo vedremo poi da qualche dato essenziale, e quindi a intraprendere un nuovo percorso di crescita. Di conseguenza, in un momento in cui c'è stato un incremento importante sul fronte del settore marittimo container, in particolare con porti congestionati e difficoltà di approcciare questo tipo di settore, il cargo aereo ha rappresentato in molti casi una valida alternativa e una nuova opportunità sia per le compagnie aeree che per gli spedizionieri che si sono attrezzati per gestire proprio queste problematiche che, se vogliamo, sono nate con il Covid, ma hanno avuto poi delle ripercussioni successive. Il 2022, soprattutto nella seconda parte, quindi nella seconda parte dell'anno, ha visto poi una normalizzazione dei traffici marittimi, quindi dei tariffe, del prezzo dei noli, che hanno portato, se vogliamo, come controparte anche a un contenimento di questa alternativa aerea, diciamo. Qui ho indicato un altro punto interessante, visto che poi ci si concentrerà anche sugli aspetti degli aeroporti, è il tema del caro bollette, che bisogna considerare ha colpito anche gli aeroporti
e quindi questa problematica legata ai costi energetici, che è un tema ovviamente che riguarda tutti i settori, ma in particolare può avere il suo impatto. Come è andato il 2022? Proprio un paio di flash a livello mondiale, poco fa il Presidente Albertini ha richiamato alcuni dati, diciamo che i volumi sono risultati in calo a livello globale e secondo IATA abbiamo avuto rispetto al 2021 un calo complessivo dell'8%. Concentrandoci invece sull'Italia, diciamo che i dati di Assaeroporti mostrano una crescita del cargo aereo del 1,7% rispetto al 2021 e anche leggermente superiore rispetto al 2019, quindi l'anno pre-Covid, se vogliamo, quindi l'anno di riferimento, considerando l'anomalia del 2020. C'è da dire però che in tutto questo quadro il mese di dicembre, giusto per tenerlo come riferimento, di fine 2022, ha mostrato rispetto al mese del 2021 una flessione del 9%. Qui ho riassunto appunto quello che ho poco fa illustrato, quindi vediamo come la crescita dell'ultimo anno è pari all'1,7%, mantenendosi sempre sopra il milione di tonnellate movimentate. C'è stato un miglioramento anche rispetto al 2019. Milano Malpensa mantiene la leadership gestendo circa il 70% del complessivo. Qua ho messo, giusto per darvi una fotografia dei dati dei primi 10 aeroporti italiani, e quindi è interessante, oltre ad avere un'idea dei volumi movimentati, vedere anche la slide successiva che dà l'idea invece delle variazioni percentuali rispetto all'anno precedente. Quindi vediamo come Fiumicino, Bologna e Venezia abbiano avuto una crescita importante, anche Napoli e Catania, mentre alcuni, in particolare Bergamo, ha scontato in questo caso lo spostamento di DHL da Orio a Malpensa. Un breve richiamo invece su quello che riguarda l'andamento dei noli medi, quindi abbiamo visto i volumi. Dottor Kelly, mi scusi, 2 minuti. Ok, allora cerco di velocizzare un attimo per appunto il materiale a disposizione. Diciamo che nel 2020 stiamo elaborando adesso, per conto dello studio che facciamo per Banca d'Italia, i dati 2022, qui vi sto mostrando quelli del 2021. La parte interessante invece, che viene da un'indagine qualitativa che è stata condotta in parallelo con la rilevazione dei noli, era indirizzata a un campione di operatori per darci un'idea delle attese e delle aspettative rispetto alla possibile rientro a una fase di normalità, chiamiamola, sul rientro dei noli. E come vedete c'è molta incertezza, nel senso, a parte una piccola percentuale che ha detto che si ritornerà ai livelli precedenti, le variazioni che ci si aspetta rispetto, diciamo, a un punto di riferimento iniziale variano da chi si aspetta più 10 più 20 a chi addirittura più del 60% come variazione nei noli. Quando ci si può attendere il ritorno a tale fase di normalità? Anche qua vedete la percentuale più significativa, è data da oltre il 2024 e oltre, giusto per dare un'idea un po' anche di questa incertezza che c'è negli operatori. Chiudo con quest'ultima slide, quindi abbiamo detto il cargo aereo ha mostrato grandi capacità di reazione, di flessibilità, di adattabilità, che secondo me è molto importante, tenendo conto di shock enormi che si sono verificati negli ultimi anni. Iniziative di ottimizzazione, che vedremo meglio descritte poi dopo di me, e di snellimento delle procedure non possono far altro che contribuire a migliorare la valenza e l'importanza del cargo aereo. C'è da considerare che questa situazione di incertezza geopolitica, economica, l'elevata inflazione, le pressioni che ci sono, stanno portando, diciamo, tendenzialmente, come così, prospettiva, a una diminuzione dei noli, che però si manterrà comunque su livelli ben più elevati rispetto a quelli, diciamo, che caratterizzavano il periodo pre-pandemia. Vi ringrazio, spero di essere stato abbastanza chiaro, grazie mille. Grazie mille. Lei è stato doppiamente prezioso, è stato chiaro ma anche preciso nei tempi, quindi è perfetto. Ci ha fornito una fotografia assolutamente esaustiva e grandi spunti poi sui quali tornare in seguito. Io però adesso mi collegherei con Fabrizio Jacobacci, che saluto, ci si vede una volta all'anno in questa occasione.
Buongiorno. Buongiorno. Per farci invece, per darci uno spaccato di una nicchia molto particolare, appunto, che è quello del pharma, del trasporto cargo. Ha avuto grande attenzione durante il periodo del Covid, ma è un settore che da sempre è stato strategico poi per il sistema paese, quello del farmaceutico di cargo. Adesso torniamo con l'attenzione invece proprio su quella che è l'essenzialità di questo settore, al di là del momento critico che abbiamo vissuto negli anni passati. Cosa ci puoi dire sulle particolarità e su tutto il sistema di obbligo che è necessario all'utenza per utilizzare questo settore? Sì, Maurizio, grazie. Mi sentite? Sì, assolutamente. Sì, mi sentite. Benissimo. Dunque, guardate, in maniera molto semplice, c'è una presentazione dietro, ma possiamo anche, se volete, evitare di proiettarla, tanto resterà comunque agli atti e siamo ancora più sintetici nella gestione del dialogo. Allora, innanzitutto grazie all'organizzazione, grazie per questo invito. Io ascoltavo con piacere le parole di Alessandro Albertini, il volo dell'Air India, parlavamo dei voli diretti, ascoltavo con piacere quello che diceva Galli circa la necessità dell'ottimizzazione, della semplificazione delle procedure. E tutto questo però rispetto al prodotto farmaceutico mi riporta, voi sapete che Farmaco Italia è un tecnico e come tale seguita a essere puntiglioso sulle cose che servono. Mi permettevo fare una riflessione su quello che oggi c'è ed è obbligatorio o non obbligatorio nella gestione di una supply chain complessa come quella del prodotto e di cui stiamo parlando per via aerea. E di quali sono appunto le iniziative che possono in qualche modo cercare di codificare un sistema per poter arrivare ad un miglioramento qualitativo del sistema paese, dal punto di vista ovviamente della logistica. E dunque, se noi ripercorriamo un po' la storia della normazione, sappiamo che la grotta della verità è sempre legata alle buone pratiche di distribuzione, cioè alle linee guida europee, le famose GDP, che non sono state mai recepite in Italia e non sono quindi tessuto normativo del nostro ordinamento. Quindi fondamentalmente oggi quello che viviamo nella parte del trasporto aereo, ma in altri ambiti di logistica, la logistica è la stessa cosa, è naturalmente il riferimento agli accordi di qualità. Quindi lasciatemi dire, il vero elemento obbligatorio è legato all'accordo qualitativo, quindi allo SLA, quindi al sistema che genera, come dire, di rapporto con la produzione in funzione dei vari anelli di filiera, che genera un sistema di disefficienze, di disottimizzazioni eccezionali, perché N clienti, sono N audit che devono essere fatti, N controlli, N checklist, quindi non c'è una modalità ottimizzata di processo tale da poter avere codificato alcuni punti critici garantiti all'interno della filiera logistica del farmaceutico, per via aerea a maggior ragione, visto che la via aerea è una realtà ancora più complicata già di suo, perché ha delle regole molto, molto rigide. Quindi, facendo un po' di storia in maniera molto breve, chi è che ha fatto delle norme, parolone? È il TCR, Temperature Control Regulations di IATA, è un manuale, ma all'interno di questo manuale viaggiamo con i could, gli should, i would, quindi i potrebbe, i dovrebbe, i sarebbe, quindi tutto quello che effettivamente è proprio di chi, come un'associazione, come se fosse una Farmacom Italia, stabilisce delle linee guida ancora una volta. Quindi il manuale TCR di IATA non è un manuale obbligatorio, nei limiti in cui ovviamente usciamo dagli accordi IATA. Il 90% dei vettori è legato agli accordi IATA, gli spedizionieri sono agenti IATA e ci sono accordi multilaterali, quindi fondamentalmente questa è forse la norma più seguita dal punto di vista dell'obbligo per via aerea del farmaceutico. Quindi temperatura controllata, c'è un manuale, ma non è un manuale obbligatorio. Da questo punto di vista IATA ha poi cercato di fare un salto ulteriore, ma 15 anni fa, faccio un esempio e vado veramente molto veloce, non esisteva neanche una società di un terzo, diciamo, esterno che potesse in qualche modo certificare una Bureau Veritas, una Certi Quality, ma faccio nomi, diciamo, di terzi accreditati che potessero certificare un protocollo qualitativo per la logistica del farmaceutico per via aerea. Non c'era. Se tu chiedevi chi potesse rendere conforme il tuo sistema aziendale per la gestione del farmaceutico per via aerea ad una società di queste, ti dicevano che le norme GDP erano una questione di interpretazione che rimandavano alla responsabilità primaria della produzione.
perché il produttore resta in assoluto responsabile del prodotto che porta e lo deve portare nella maniera giusta. IATA, ancora una volta, parlando appunto di trasporto aereo del farmaco, fece lo sforzo di sintetizzare in un grosso calderone utilissimo, ovviamente validissimo, quindi un putpurri di norme internazionali, avvalendosi delle regole della WHO piuttosto che della Food and Drug Administration americana, le GDP cinesi, quelle europee. Ne uscì quindi un sistema di assessment molto rigido che viene fatto sulle varie aziende a filiera completa, questo per garantire che ci fosse l'end-to-end garantito sotto il profilo della qualità del farmaceutico, e assicurando quindi che la via aerea fosse garantita. Ma il CIV, così lo chiamiamo, Pharma Excellence in Pharma Logistics, non è obbligatorio. Quindi ancora una volta ricadiamo nel loop che chi ha la capacità e ha l'economia aziendale capace di poter investire in un prodotto di questo tipo, bene, altrimenti non lavora nell'ambito del prodotto farmaceutico. Ricadiamo nel novero dei 10.000 accordi e delle disefficienze di sistema. Quindi a questo punto l'approccio, diciamo così, ancora una volta io lo scorso anno parlai dell'approccio di sistema, vedo che oggi ci sono anche gli aeroporti seduti, mi fa piacere. Il 23 giugno scorso abbiamo avuto un bellissimo evento organizzato da Farmacom Italia in accordo con alcuni suoi associati e con Aeroporti di Roma, con il quale abbiamo portato la produzione farmaceutica a vedere quello che esiste per la realtà nazionale, in questo caso a Fiumicino, per la via aerea del farmaceutico. E lì ancora una volta abbiamo ribadito le stesse cose, e cioè che le GDP non sono norma. E lì a questo punto c'è nata un'idea alla quale abbiamo dato seguito in maniera, come dico sempre, molto, molto umile. Bisogna cercare di cominciare a codificare in Italia un protocollo uniforme logistico per il farmaceutico, e ovviamente che comprenda anche la via aerea. Abbiamo interpellato l'Ente Nazionale Normazione, quindi Farmacom Italia un anno fa ha dialogato con UNI e ha posto un quesito molto semplice. Abbiamo un problema, non esistono delle regole obbligatorie, esiste un insieme di regole, ma guardiamo al nostro sistema paese, vogliamo provare a trovare e creare una sinossi, un microsistema codificato che possa essere garantito democraticamente per tutte le aziende del settore, indipendentemente da chi ha le capacità. Riduciamo il numero degli audit, cerchiamo di efficientare e cerchiamo di garantire che, avendo il minimo dei presidi tecnici all'interno di quella che è una prassi, così si chiama, si è sicuri di poter finalmente dire al mercato della produzione, per i voli diretti che diceva Albertini, e al mondo delle istituzioni, partendo dagli aeroporti che devono rappresentarci verso gli organi, diciamo, di governo, provinciali, locali o centrali, per creare, ad esito, diciamo, di questi presidi fondamentali che servono per garantire la filiera, ad esempio formazione, per garantire moduli di formazione. Faccio degli esempi banali. Quindi questo progetto, che si chiama Progetto Prassi Uni Farmacom Italia, Maurizio e colleghi, è un progetto che la Uni ha convalidato. Quindi di fatto ha fatto uno studio di fattibilità e l'Ente Nazionale Normazione ha detto: ma sai Jacobacci, voi avete proprio ragione, manca in virtù di tutto quello che vi ho raccontato finora. Di qui ne è nato un gruppo di lavoro che Farmacom Italia ha svolto nell'arco di questo anno, la prassi si è completata, la prassi è andata in consultazione a dicembre scorso, e con la consultazione si è chiusa, diciamo così, la parte di verifica con il sistema degli stakeholders. Attualmente siamo in fase di ulteriore revisione, perché ci sono ovviamente tante voci in coro che devono poter essere interpellate tra gli stakeholders, perché la prassi è end to end, e all'interno di questa prassi c'è un'appendice specifica per il trasporto aereo. Quali sono gli elementi di questa prassi che speriamo di poter validare e definitivamente rilasciare ad aprile? Questi sono più o meno i termini. Sono naturalmente i principi basici, degli elementi del controllo del rischio, della qualifica del fornitore, tutti quegli elementi che già esistono all'interno delle GDP, ma che in qualche modo dovevano essere sintetizzati per diventare uno strumento pratico, che potrà essere utilizzato da tutti per rendere conforme, un parolone enorme, per iniziare a creare una base di conformità per avere un protocollo unico sul nostro territorio. È un elemento anche di stimolo verso gli aeroporti e verso le istituzioni, quando evidentemente dovrà comunque
essere tradotto alla GDP in un dispositivo normativo, o quando arriverà una nuova regola europea, umilmente ci faremo da parte, ma avremo dato un contributo attivo per poter creare un sistema codificato, lo ripeto, importante, che renda facile l'ottimizzazione dei processi che diceva Galli, renda più facile poter dire alla produzione siamo in grado di poter fare garantitamente dal punto A fino al punto Z. Quindi con questo chiudo, vi prego, poi non ho illustrato le slide per essere veramente sintetico, ma il materiale resta agli atti, la preghiera è quella di, siamo tutti operatori di questo sistema, il mio invito è andiamo a vedere la prassi Unifarmacom Italia e per favore la dobbiamo criticare, la dobbiamo revisionare, la dobbiamo migliorare, perché quella è la base che potrebbe essere utile per rendere conforme al minimo essenziale, ma uguale per tutti, efficientando il sistema e ottimizzando processi, la via aerea del farmaceutico, ma anche il resto della filiera logistica. E Maurizio, ti chiudo dicendo che questo sarà uno degli argomenti che peraltro dibatteremo in Farmacom Italia nel prossimo congresso che faremo il 4-5 aprile, che si terrà a Roma a Palazzo Rospigliosi, quindi sul Colle del Quirinale, una location molto bella, quindi è un invito a tutti i presenti, per favore, accorriamo numerosi in queste occasioni, perché Farmacom Italia come tecnico noi non vendiamo niente a nessuno, come tecnici abbiamo bisogno di confrontarci col sistema, degli stakeholders e con le istituzioni per poter fare meglio il nostro lavoro ai fini della qualità del prodotto farmaceutico, per la via che sia, e in questo caso per la via aerea. Ho concluso. Grazie, grazie, grazie Fabrizio. Sicuramente la modalità di mettere, come dire, al centro della discussione di tutta la catena logistica, anche dei settori così particolari, delle nicchie così particolari, è un po' quello che ci stiamo dicendo oggi. Quindi, è infatti il prossimo intervento è quello imperniato sulla condivisione dei dati. Io passo la parola a Emanuele Vurcheo, Managing Director Cargo Start, e in effetti occorre tenere presente una nuova prospettiva, quindi guardare a tutta la filiera per andare incontro a questa sfida di condivisione dei dati così importante in questo momento? Assolutamente sì, l'intervento mio guarda con gli occhi dello spedizioniere medio-piccolo, che secondo me è un anello fondamentale affinché questi processi, queste piattaforme digitali possono aver successo. Parlo di loro, parlo per l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni. Nel 2000 abbiamo iniziato un'attività di digitalizzazione nel mondo del trasporto aereo, consentendo ad oggi a alcune centinaia di spedizionieri, prevalentemente in Italia, ma anche nel resto del mondo, di collegarsi, di scambiare dati con più di 130 vettori nel mondo. Quindi, diciamo, partendo da un servizio oramai consolidato, abbiamo maturato quell'esperienza che, secondo me, può essere utile nella discussione. E troverete nelle mie slide sicuramente dei richiami a quelli che sono stati gli interventi del precedente panel, e quindi questo mi conforta sul ragionamento. Diciamo, quindi tornando al tema della digitalizzazione, il nostro è stato un percorso che è partito nell'anno 2000, ci ha visto protagonisti per quanto riguarda il processo IATA di smaterializzazione della lettera di vettura, quindi abbiamo dato il nostro contributo, noi come partner IATA ci siamo impegnati fortemente, insomma, e se oggi ha un discreto successo questo progetto IATA, sicuramente ha visto anche il nostro impegno. Recentemente ci siamo occupati della visibility, quindi della visibilità del tracciamento dei dati, e lo abbiamo fatto partendo sempre dal mondo IATA, cercando di poter fornire dati reali e contestuali. Dopodiché abbiamo ritenuto, su spinta del mercato, anche quello di occuparci dei temi della sostenibilità. Allora,
Tutto questo per dirvi, diciamo, qual è la nostra competenza e il tipo di indicazioni che noi ci sentiamo di dover dare come contributo a questa sessione di lavoro. Nel passato la sfida della digitalizzazione era quella di piattaforme lineari, quindi l'obiettivo era quello di consentire lo scambio dato dallo spedizioniere, dallo software dello spedizioniere al resto della catena. Quindi parliamo però di un flusso lineare, un flusso che quindi presentava dei dati interrotti, perché la catena passava il dato all'altro e non avevo poi più niente di quello che era il processo successivo. E un'altra problematica era sicuramente il fatto che c'era un utilizzo di sistemi proprietari che difficilmente consentivano lo scambio dei dati. Quindi tutti quanti stiamo guardando adesso al tema delle piattaforme collaborative e tutti quanti naturalmente abbiamo chiaro che queste debbano rappresentare il presente e il futuro del nostro mondo. I vantaggi naturalmente sono legati all'adozione di standard multimodali condivisi, la visibilità appunto in tempo reale e che ci consente anche delle analisi predittive. Questo ci consente poi naturalmente di prendere decisioni consapevoli e sostenibili e naturalmente migliora anche l'efficienza operativa. E mettiamoci però adesso nei panni delle imprese di spedizioni medio-piccole. Naturalmente questo comporta adeguamenti tecnologici, formazione, così come è stato detto prima, e una riorganizzazione dei processi aziendali. E diciamo queste esigenze hanno per lo spedizioniere evidentemente dei costi che per adottare naturalmente poi questo tipo di soluzione lo spedizioniere fa dei ragionamenti per capire quali possono essere i suoi vantaggi. Anche perché il rischio è quello di mettere in piedi sicuramente delle iniziative estremamente importanti, necessarie, e non vedere poi il mondo degli spedizionieri essere così entusiasta di partecipare. Quindi io un'idea me la sono fatta e naturalmente la pongo qui sul tavolo. Per gli spedizionieri, secondo me, c'è necessità, alla luce di quello che ho detto prima, quindi delle esigenze per poter aderire a questo tipo di piattaforme, di soluzioni collaborative, è sicuramente un'esigenza di supporto finanziario. Dopodiché, perché lo spedizioniere deve, che è un elemento fondamentale perché rappresenta l'input di tutto il processo, o comunque una parte importante delle informazioni vengono inserite da parte degli spedizionieri, che per fare questo devono sicuramente cambiare i processi aziendali, devono modificare il software e quindi hanno dei costi. E qual è il valore aggiunto che loro hanno? Secondo me questo è il punto fondamentale. Secondo me tutte le esperienze che si stanno facendo e che faremo dovranno consentire allo spedizioniere di avere dei valori aggiunti oggettivi sull'attività che viene svolta. Faccio un esempio molto banale che secondo me è quello di poter fornire allo spedizioniere informazioni in tempo reale e reali qualitativamente utili della spedizione. Quindi non basta più che lo spedizioniere manda i dati che vengono richiesti e non riceve più nulla. C'è bisogno di dare valore all'apporto che lo spedizioniere naturalmente fornisce. Poi c'è un altro tema, secondo me, fondamentale, che è quello del supporto nei processi digitali. Io sono convinto, per esperienza, noi giornalmente scambiamo dati con centinaia di operatori, cioè noi non penseremo mica che le piattaforme, gli ecosistemi funzionano da soli. C'è un bisogno di supporto, nel senso che i flussi certe volte non è che vanno sempre bene. Lo spedizioniere naturalmente si trova nella difficoltà di capire durante il processo qual è la soluzione a quel tipo di problema. E quindi nei ragionamenti che sicuramente
seguiranno dopo di me rispetto a esperienze fatte o che verranno sicuramente fatte nel futuro, c'è da ragionare anche su questo, cioè c'è bisogno chiaramente di una regia, perché gli ecosistemi non funzionano da soli. Secondo me c'è bisogno di una regia, ci sono sicuramente degli operatori, penso soprattutto agli aeroporti che dal mio punto di vista sono centrali rispetto a tutto il processo di digitalizzazione. E qui naturalmente ho fatto delle riflessioni che voglio condividere insieme a voi. Quindi è evidente che dobbiamo adottare una visione di sistema, perché non possiamo più parlare di digitalizzazione, ma di una digitalizzazione collaborativa, perché altrimenti non arriviamo agli obiettivi che pensiamo tutti di dover raggiungere. Quindi è fondamentale naturalmente dare supporto a piccole e medie imprese che naturalmente hanno più difficoltà a poter trarre vantaggio da situazioni di questo genere, perché naturalmente solo così è possibile realizzare questo ecosistema smart che è collaborativo, predittivo e sostenibile. Qui c'è, lo tolgo subito, nel marzo del 2006 in un'intervista al Sole 24 Ore io rappresentavo quello che secondo me doveva essere il presente allora, purtroppo lo sta diventando solamente adesso, ma di questo ne sono molto felice, assimilando diciamo quello che avrebbe dovuto fare il settore del trasporto aereo delle merci al mondo bancario, dove ci sono nel mondo bancario i centri applicativi che fanno da supporto a tutto il mondo bancario per consentire anche alle banche più piccole di poter dialogare e di stare in un sistema dove ci sono anche le grandissime banche. Quindi questo è il messaggio che mandavo allora ed è lo stesso che mando adesso. Termino con un minuto e mezzo di anticipo, sorrido perché molti mi conoscono, a me piace parlare molto e invece mi fermo qui. La ringrazio, dottor Burchio. Mi è piaciuto molto una cosa, lei ha messo, e questo succede molto raramente in questi contesti in cui si chiede tanto e si spinge tanto verso il digitale, un approccio invece dal punto di vista di quanto costa alle piccole e medie aziende però poi realizzare tutto questo, ed è un approccio che sicuramente va valutato, io guardo la Presidente Alsea per questo, perché penso che nelle aziende che tanto vengono stimolate, no? Dice nel futuro adesso dobbiamo digitalizzare, si spinge tanto, ma poi non si parla di quanto sforzo sia necessario e dell'assistenza necessaria per fare questo. Ok, io prego la regia di mandare il prossimo video, ringraziando tutti gli sponsor, due soltanto per tutti, il Propeller Club e l'Alsea che hanno reso possibile anche questa volta questo appuntamento, il Propeller Club di Milano e quello nazionale. Grazie, regia prego di inviare il filmato.
Questo filmato in qualche maniera però si lega a quella, ai lavori di stamattina, perché stamattina noi stiamo cercando di trasmettere quanto sia complicata la catena logistica, avendo all'interno anche un settore che è il cargo aereo. Il filmato ci faceva comprendere che poi esistono anelli di questa catena che, di cui si parla pochissimo, come le merci varie, le rinfuse eccetera, che hanno comunque bisogno di tanta attenzione e di tanta organizzazione. Io adesso, passando invece proprio al cuore della discussione, che sono gli aeroporti, do la parola a Piccirillo, dirigente ENAC, da remoto. Sì. Grazie dottoressa, prego. Grazie a lei, buongiorno a tutti. Sì, io intanto ringrazio per aver avuto l'occasione di partecipare a questo convegno e quindi ad un momento di confronto e di sintesi che ritengo assolutamente importante, quindi vi ringrazio ancora per l'invito. Io proverò a fare sinteticamente, visti i 10 minuti che sono stati assegnati, e ho preparato anche una breve presentazione per aiutare un po' a fare un quadro su quelle che sono state, in particolare le iniziative che sono state adottate in ambito aeroportuale. Provo un attimo a condividervi lo schermo. Spero che riusciate a vedere la presentazione. Mi potreste dare conferma per piacere, solo per essere sicura? Sì, è perfetto, grazie. Sì, grazie mille, grazie a voi. Sì, quindi dicevo, fare un po' una velocissima panoramica su quello che è avvenuto in ambito aeroportuale e come l'attenzione di tutti gli operatori del settore, di ENAC in particolare, si è concentrata su quello che è lo sviluppo di un settore aeroportuale assolutamente rilevante per l'aeroporto di Malpensa, che ha una tradizione come hub cargo sicuramente ormai di lunga data, ma che ha visto negli ultimi periodi, soprattutto nella fase pandemica e post-pandemica, un'evoluzione esponenziale dal punto di vista proprio dello sviluppo del settore cargo, che ci ha ovviamente obbligato a metterci intorno a un tavolo per provare a valutare quali misure dovessero essere implementate per rendere un servizio di tutta eccellenza sia agli utenti del trasporto aereo, quindi ai vettori cargo, che naturalmente a tutta la filiera del trasporto cargo che gira intorno all'aeroporto. Siamo partiti, quindi andrò veramente velocissima perché molti temi sono stati già toccati dai precedenti relatori e sicuramente lo saranno e saranno anche ripresi dai successivi relatori, che faranno un focus su quello che nel sistema aeroportuale sta accadendo. E ho fatto appunto veramente una breve sintesi di come l'aeroporto di Milano Malpensa ha visto crescere la sua attività nel settore cargo. Qualcuno citava che in seguito allo spostamento di DHL dallo scalo di Bergamo effettivamente abbiamo visto crescere in maniera veramente rilevante e anche in tempi brevissimi l'attività svolta sullo scalo. Il gestore, come racconterà, si stava preparando di fatto già a rendere idonee le infrastrutture aeroportuali per accogliere questi volumi di traffico. È anche vero però che la pandemia ha un po' spiazzato e cambiato un po' le carte in tavola rispetto anche alle pianificazioni che si erano fatte, perché l'e-commerce è esploso, come tutti sappiamo, e abbiamo avuto questo evento unito, diciamo, al trasferimento di DHL, che ha fatto sì che abbiamo dovuto sicuramente darci da fare in tempi veramente rapidi per riuscire a dare una risposta al sistema. Quindi non vi nascondo che in quella fase, soprattutto in quella appunto pandemica e post-pandemica, qualche difficoltà in aeroporto l'abbiamo avuta. Vi ho sintetizzato i volumi di attività che probabilmente il gestore poi vi racconterà molto meglio, quindi veramente vado veloce per non essere ridondante. Le difficoltà che abbiamo incontrato, raggruppando un po' quelli che sono i principali operatori presenti sul mercato, sono state sostanziali, perché di fatto, soprattutto per le merci in importazione, abbiamo avuto delle difficoltà di natura logistica e gestionali che sono state veramente importanti. Quindi non vi nascondo che lo scalo di Malpensa in quel periodo è andato veramente fortemente in sofferenza. Ma questa, diciamo, criticità l'abbiamo accolta e colta come un'occasione di crescita per lo scalo e di evoluzione e miglioramento di quelli che sono i servizi che lo scalo offre ai propri utenti, provando a trovare una serie di soluzioni che potessero da subito dare delle risposte. Una prima iniziativa assunta da ENAC, che ha visto la partecipazione sia di tutti gli operatori presenti, ma in maniera innovativa anche di ANAME e Alsea, è stata quella di convocare un tavolo e costituire un tavolo tecnico permanente allo scopo di
puntare appunto i riflettori sullo sviluppo dell'attività a cargo dello scalo di Malpensa, sia per andare a risolvere quelle criticità emergenti che avevamo comunque già intercettato. Abbiamo avuto dei problemi, per farvi un esempio molto molto veloce, sulla giacenza delle spedizioni, sulla difficoltà per gli autotrasportatori di riuscire a prendere in consegna le merci secondo i tempi stabiliti, con una serie di riflessi evidentemente a cascata negativi su tutta la filiera. Quindi questo tavolo tecnico permanente ha avuto come obiettivo quello di introdurre quegli accorgimenti che erano assolutamente ineliminabili per poter garantire un livello di servizio minimo e che non, diciamo, e che mettesse a riparo dall'eventualità che si potesse ancora una volta andare in una situazione di impasse come abbiamo rischiato in quella circostanza specifica. Quindi abbiamo ragionato ovviamente in termini di filiera, perché non abbiamo puntato gli occhi soltanto sull'aeroporto e sugli operatori che sono presenti in ambito aeroportuale, ma come vi dicevo, con il coinvolgimento di ANAMA, Alsea, abbiamo un po' allargato lo sguardo a tutti coloro che comunque partecipano al settore e collaborano per garantire il funzionamento dello stesso. Abbiamo anche posto all'attenzione dei miglioramenti al gestore di natura infrastrutturale che hanno a che fare con proprio l'area Cargo City, quindi per rendere anche da un punto di vista infrastrutturale le condizioni migliori sia agli operatori che agli autotrasportatori in termini di viabilità, in termini di strutture, di parcheggi, per riuscire a agire in sicurezza secondo tempi che l'aeroporto stesso per definizione richiede, quindi tempestivi, agili ed efficienti. Sono, come vi dicevo, state assunte delle iniziative. Una prima, che di cui probabilmente vi accennerà il gestore, è questo progetto sperimentale che si chiama Fast Transfer. È stato sviluppato in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e con il gestore aeroportuale, al fine di sostanzialmente utilizzare dei magazzini di seconda linea che sono al di fuori dell'aeroporto, secondo un percorso guidato, geolocalizzato e assolutamente tracciato in sicurezza, per far sì che la capacità recettiva dello scalo venga in qualche maniera implementata in questo modo e reso così l'aeroporto maggiormente attrattivo e recettivo. Questo anche nelle more che il gestore sviluppi un progetto che ha già avviato per la realizzazione di magazzini di seconda linea in ambito aeroportuale. Questo progetto di Fast Transfer, come vi dicevo, è un progetto pilota in via assolutamente sperimentale, credo che stia dando già dei risultati assolutamente positivi e va nella direzione appunto di efficientare il sistema di gestione aeroportuale che, come sapete, può contare su spazi che sono ovviamente finiti e limitati. Il tavolo tecnico aeroportuale è stato costituito nel 2022, è un tavolo tecnico permanente, abbiamo avuto diversi incontri, in realtà ce ne sono stati già sei dal 2022, con questi obiettivi che ho provato veramente a sintetizzarvi. Quindi interventi sull'area Cargo City, qui parlo di parcheggi ma in realtà è di più ampio respiro, introduzione di processi di digitalizzazione che sono stati più volte citati già nei precedenti interventi e semplificazioni delle procedure di trattazione delle merci. Abbiamo ottenuto dal mio punto di vista già dei risultati rispetto a quelli che sono stati i lavori del tavolo. Provo a dirvi sinteticamente in quale direzione. Il tavolo quindi si è riunito intanto periodicamente e ha seguito dei lavori che non sono soltanto stati finalizzati, come riporto in questa slide, a risolvere quelle criticità per far sì che non possano ripetersi, ma anche ad intercettare quelle che sono le esigenze che via via il settore evidentemente manifesta, essendo in continua evoluzione. Ma il lavoro che è stato fatto dal tavolo tecnico è stato quello anche di lavorare parallelamente su documenti e procedure aeroportuali che sono da sempre state in vigore, che disciplinano la vita dell'aeroporto e che avevano sicuramente il pregio di poter già recepire alcune delle novità che abbiamo introdotto per porre l'attenzione su come il settore cargo deve funzionare e per assegnare pari dignità rispetto a quello che facciamo con il settore passeggeri. Mi riferisco in particolare a due interventi che abbiamo fatto intanto come ENAC. Il primo è stato quello di includere l'associazione ANAMA nel comitato degli utenti. E il comitato degli utenti è previsto dal decreto legislativo 1899 in materia di servizi di assistenza a terra e prevede sostanzialmente una consultazione da parte del gestore di questo comitato, che è composto da vettori aerei e operatori di assistenza a terra, per tutte quelle che sono le procedure e i parametri qualitativi che il gestore propone per le performance dello scalo. Dottoressa Piccirillo, mi perdoni due minuti.
Mi scusi, interessantissimo. Ho finito, concludo. Ho finito, concludo. Quindi ANAMA sostanzialmente partecipa a questi incontri e i primi risultati che abbiamo ottenuto sono stati i seguenti, così chiudo. Il primo è stato quello di introdurre nel regolamento di scalo, che è un documento previsto dal codice della navigazione di contenuto assolutamente vincolante per tutti gli operatori aeroportuali, per far sì che ci sia all'interno del regolamento una procedura ancora una volta sperimentale che abbia come pregio quello di sperimentare un processo di digitalizzazione che abbiamo introdotto e vincolare tutti gli operatori del settore a rispettare tempi e termini delle procedure per far sì che la filiera del trasporto aereo funzioni. Riguarda sia gli operatori che gli autotrasportatori. Si tratta di tempi e di vincoli che sono stati introdotti in via sperimentale e che laddove dovessero dare gli esiti sperati diventerebbero ovviamente vincolanti. L'altro passo, qui scorro rapidamente le mail, ma è quello, scusate le slide, ma è quello che vi ho raccontato. L'altro passo è stato quello di inserire nella carta dei servizi dedicata al settore merci ancora una volta dei parametri vincolanti che non rappresentano dei semplici numeri, ma sono il riflesso di tutte quelle iniziative che sono state adottate e che gli operatori sono tenuti a, in qualche maniera rispettare, tenendo conto che il gestore a monte ha predisposto e sta continuando a predisporre tutta una serie di misure atte a garantire che gli operatori riescano a lavorare nel rispetto di quei tempi. Ho veramente fatto di corsa, vi ringrazio per il tempo, le cose da dire sarebbero tante, però spero di essere riuscita a condensare. Grazie. Assolutamente sì, grazie, grazie mille. Io direi al dottor Paolo Della Noce, Head of Cargo Manager degli aeroporti SEA Milano, che questo intervento della dottoressa Piccirillo ci introduce perfettamente poi a quello che è effettivamente sulla piattaforma di Malpensa. Prego. Sì, infatti, grazie, buongiorno a tutti. Non posso che continuare sul filone che è stato descritto dalla dottoressa Piccirillo. Partirei comunque dal traffico, anche riferendomi ai dati che sono stati citati prima da Giuseppe Galli, perché è importante partire dall'evoluzione dei volumi che ci sono stati su Malpensa negli ultimi 2 anni, soprattutto nel periodo pandemico, perché Malpensa effettivamente ha toccato il suo record storico nel 2021 con quasi 750.000 tonnellate gestite sullo scalo. Ma la cosa importante è che ha fatto un salto importantissimo in quell'anno, è cresciuto praticamente di un terzo in un anno. Quindi c'è stato veramente una, come accennava il direttore di ENAC, una situazione in cui le strutture di Malpensa sono state messe sotto pressione. Devo dire poi il sistema ha reagito bene, abbiamo gestito bene, c'è stato qualche sottosistema in sofferenza, però è stata anche una buona occasione per rilanciare e intensificare gli sforzi proprio nella direzione del fare evolvere i processi, migliorarli, velocizzarli, ottimizzarli e quindi spingere sulla fatidica digitalizzazione di cui parliamo continuamente e su cui sono veramente molto focalizzati i nostri sforzi. Rispetto ai dati che dava prima Giuseppe Galli, effettivamente vedete qui abbiamo inserito Malpensa nel contesto europeo. Questi sono i dati del 22 confrontati con quelli dell'anno scorso. Malpensa ha avuto una lieve flessione rispetto all'anno record del 2021, quindi fondamentalmente abbiamo consolidato i dati, abbiamo ottenuto anche nel 22. Questo è l'effetto di una normalizzazione del traffico, stanno ripartendo i voli passeggeri lungo raggio, quindi sta ripartendo la capacità delle stive, quindi si sta normalizzando, sono normalizzati anche i noli marittimi, quindi stiamo tornando progressivamente alla normalità. Comunque la cosa interessante è che Malpensa sta tenendo ed è calato molto meno degli altri hub europei con cui ci possiamo confrontare. Quindi è un buon segnale di un mercato su Malpensa che continua ad andare bene. Questi ultimi mesi sono stati un po' di sofferenza perché soprattutto da dicembre e gennaio c'è stato un calo, però comunque nella sostanza il mercato su Malpensa sta tenendo molto bene. Questo è il confronto dei dati sempre del 22 con invece l'anno pre-pandemia. E qui si vede appunto la crescita importante che abbiamo avuto, quindi questo è il 22 sul 19 e anche in questo caso è interessante notare come Malpensa sia cresciuto più di tutti gli altri hub europei. Vedete che sono sfumate in realtà i blocchi relativi agli aeroporti che sono specializzati in Europa sul traffico cargo, parliamo di Liegi, di Lipsia, di Lussemburgo e di Colonia, che sono effettivamente aeroporti che sono
focalizzati sull'attività cargo. Noi ci confrontiamo giustamente con i grossi hub europei che hanno un mix di traffico sia passeggeri che merci è confrontabile. Le ragioni è la migliore performance da quello che si vede nelle... Sì, infatti, sì. Siamo l'aeroporto che è cresciuto di più in Europa durante la pandemia. E questo è dovuto a vari elementi, adesso non abbiamo il tempo per descriverlo ovviamente, sicuramente l'esplosione dell'e-commerce è stato uno degli elementi fondamentali che ha coinciso anche con la partenza del nuovo hub di DHL su Malpensa, però in generale il mercato su Malpensa è stato veramente molto performante per la posizione geografica e anche per la struttura che possiamo offrire su Malpensa in termini di facilities da parte degli handler che operano sullo scalo. Quindi, ecco, questo, sono partito dal traffico per dire ancora di più dobbiamo spingere sull'efficientamento dei processi, sul miglioramento delle attività, perché non possiamo farne a meno. È stata quindi un'occasione per rilanciare il nostro programma di sviluppo digitale. Quindi, siamo il primo aeroporto cargo italiano, con adesso la quota è di circa il 65%, siamo il nono aeroporto europeo e il quinto, guardando solo gli hub europei confrontabili a noi. Dobbiamo accompagnare questa crescita con uno sviluppo che tenga conto sia dell'incremento delle infrastrutture, ma anche del miglioramento dei processi. Quindi lo sforzo sulla digitalizzazione è doveroso, è stato intensificato. Cosa stiamo facendo a Malpensa? Stiamo cercando di rilanciare con forza, e in questo devo dire abbiamo un grande sostegno di Anama e tutti gli stakeholder, l'alimentazione del nostro ecosistema digitale. Vogliamo fare in modo che venga rilanciato, venga finalmente utilizzato come dovrebbe essere utilizzato. Adesso l'utilizzo purtroppo è ancora insufficiente, ci sono solo alcuni grossi spedizionieri che alimentano il sistema con i dati nel formato corretto, ma vogliamo cogliere questa occasione e la stiamo veramente spingendo per introdurre nuove applicazioni, nuovi servizi che permettano di rilanciare questo sistema, che è un sistema, è una piattaforma che comunque ha già qualche anno e è proprio segue un po' i principi di cui abbiamo parlato anche stamattina nel primo panel, cioè il fatto di condividere i dati, di interoperarli, di avere una struttura di condivisione e integrazione dello scambio dei dati su tutta la filiera. Abbiamo potuto fare uno sviluppo importante in questi ultimi due anni grazie a un progetto europeo cofinanziato, il progetto Phoenix, che adesso si esaurisce, finisce ufficialmente a fine marzo. E ecco, con questa occasione siamo riusciti a spingere su una serie di applicazioni che sono, diciamo, queste che sono rappresentate, che coprono un po' tutti i principali aspetti delle operazioni aeroportuali, quindi area landside, area airside e procedure doganali. Vado veloce, giusto per darvi un quadro sintetico di quello che stiamo facendo. Questa è la parte di landside, dove abbiamo due app, una, la prima, è già operativa, è già rilasciata, si può scaricare dagli store sia di iOS che di Android, permette di monitorare il movimento dei camion all'interno dell'area landside e gli stati e le azioni dell'autista nelle fasi di accettazione, inizio carico e inizio scarico. L'abbiamo testata sia in luglio che in ottobre con alcuni autotrasportatori che hanno dato disponibilità, la dobbiamo perfezionare, però comunque è una realtà che è già stata sviluppata. Mentre la Smart Unload è un'applicazione che stiamo spingendo in questi mesi, vogliamo assolutamente entro il 2023 testarla sul campo, è nella sostanza prevede la possibilità di pianificare le attività di scarico delle merci in export. Vogliamo fare in modo che gli spedizionieri possano prenotare uno slot di scarico e in questo modo favorire il flusso regolare delle attività sull'aeroporto, fare in modo che ci sia appunto un sistema di prenotazione che si sappia quando si deve operare e quindi si cerchi di ridurre la congestione dei camion, le fasce di picco soprattutto, e quindi le attese, le code e le inefficienze del sistema. Questa è la parte doganale, ne abbiamo già parlato e c'è stato un focus anche nel panel precedente. Abbiamo fatto veramente con lo Smart Corridor, che il nome ufficiale è Fast Transfer, abbiamo fatto veramente un buon lavoro con l'Agenzia delle Dogane e con Circle di Luca Batello, che ci ha dato un grande supporto. In pochi mesi davvero siamo riusciti a sviluppare una struttura, una funzionalità full digital per permettere lo sdoganamento a destino nei magazzini di seconda linea. Questo siamo convinti che possa offrire
un elemento di competitività per l'aeroporto e di attrattività per traffico aggiuntivo, perché comunque consente di velocizzare le operazioni di import e di fluidificare le operazioni. Quindi anche le difficoltà che abbiamo avuto, di cui parlava la dottoressa Piccirillo in precedenza, di situazioni di stazionamento delle merci in import che abbiamo avuto in sofferenza alla fine del 21, noi speriamo con questo strumento di poterle gestire con maggiore efficacia in futuro. Questo è un sistema, tra l'altro questa è una funzionalità che è già in produzione dal 6 dicembre, quando l'abbiamo lanciata su Malpensa. Al momento funziona con un pilot unico tra uno spedizioniere Sebi di Vizzola Ticino, che quindi è vicino a Malpensa, 7 km, e B-Cube, MLE, però lo stiamo progressivamente ampliando. Ci sono già le adesioni, le richieste di adesioni di 5 spedizionieri, stiamo lavorando con ALA per allargare il discorso, e quindi progressivamente nei prossimi mesi faremo in modo di allargare l'utilizzo. La Smart Clearance è un'applicazione che svilupperemo nel corso di quest'anno per giocare d'anticipo sullo sdoganamento dei voli di lungo raggio, soprattutto quei voli che hanno intercontinentali che hanno durata di volo superiore alle 10 ore. L'idea è quella di fare un sistema che permetta di anticipare le pratiche di sdoganamento, quindi di validazione del manifesto in import, in modo da anche qua di velocizzare le operazioni. Dottor Della Noce, purtroppo abbiamo sforato. Allora mi fermo qui, ci sono anche applicazioni sulla parte airside, però ecco, ci tenevo a dire che stiamo correndo su questo tema e siamo molto impegnati con tutti i nostri stakeholder della filiera. Grazie mille. Presidente Albertini, gli ultimi due interventi ci hanno dato materia su cui discutere. Tutto sommato si spinge molto sull'efficienza, no? di fornire tutti quei dettagli. Anama come si pone su questi processi? Guardi, io devo dire che avrei preferito parlare di rotte e servizi innovativi invece che parlare di ecosistemi e di digitalizzazione. Per un motivo molto semplice, perché come giustamente ha ricordato Vurchio, noi 10 anni fa siamo partiti con SEA e con la Regione Lombardia per realizzare una piattaforma informatica, che non è stata colta da nessuno, come ha sottolineato Paolo nel suo intervento. Ragione per la quale, secondo me, dobbiamo farci le domande un po' diverse anche, perché noi, quando abbiamo fatto questa piattaforma, eravamo convinti che la digitalizzazione dei processi portasse dell'efficienza al sistema aeroportuale italiano. Poi noi siamo partiti con Malpensa, mi faccio aprire una parentesi perché poi sono gli altri aeroporti, certamente. Il concetto di partire da Malpensa è che Malpensa è l'aeroporto cargo dell'Italia, come abbiamo visto. E poi dopo questa esperienza, una volta che era rodata, sarebbe stata certamente portata su tutti gli altri aeroporti per cercare di creare quell'uniformità che nel mondo portuale non esiste. Quindi noi abbiamo veramente avuto un ruolo attivo come ANAMA, come cluster, nel cercare di portare questa digitalizzazione già 10 anni fa, perché credevamo che l'efficienza fosse uno strumento che gli spedizionieri e che gli stakeholder capissero come miglioramento del loro lavoro. Mentre invece forse abbiamo sbagliato a usare la parola efficienza e dovevamo vedere che vantaggi economici mi porta, perché da quello che abbiamo visto anche sulla presentazione che Vurchi ha fatto, la digitalizzazione del settore aereo è stata solo su cose mandatory dall'industria, quindi l'AVB è diventato obbligatorio mandare l'AVB e quindi tutti i nostri associati, gli spedizionieri, hanno fatto l'investimento in quella direzione. La piattaforma di Malpensa non era mandatory fino a ieri. Oggi abbiamo visto da SEA che è diventata mandatory dal 2023 e quindi certamente gli spedizionieri si muoveranno in maniera tale. Però secondo me la riflessione che dobbiamo fare, e torno anche al discorso che dicevo prima, perché il via aerea non ha questa importanza all'interno del mondo del governo e del sistema Paese Italia? Perché se noi come aereo avessimo avuto l'importanza 10 anni fa, forse si trovavano già i fondi 10 anni fa, forse c'era un supporto finanziario diverso da quello che c'è stato oggi. E oggi non saremo qui a parlare di efficienza o di sistemi di digitalizzazione del via aereo, ma staremo parlando di come attrarre nuovi vettori, nuove rotte,
e migliorare l'efficienza del sistema, oppure di modernizzare quello che avevamo. Quindi, secondo me è importante adesso, come diceva anche Sea, che come ha sottolineato la dottoressa Piccirillo, dal 2023 questo è un sistema obbligatorio, quindi di transizione, perché vogliamo fare dei test sullo scalo di Malpensa. Quindi è quasi obbligatorio per il futuro che tutti gli agenti veramente ne aderiscono e facciano parte di questo sistema. Quello che noi chiediamo, visto che abbiamo capito, siccome abbiamo tutti capito dai nostri errori, che è l'incentivare la partecipazione sotto una forma economica, sfortunatamente così, e non solo di efficientamento, perché è bello dire che io le merci le ricevo 2 ore prima, ma alla fine della fiera, se non mi porto un beneficio economico, a nessuno interessa. Quindi chiediamo a SEA, alla direzione portuale e a tutti di trovare delle soluzioni che aiutino a questa incentivazione economica del processo. Inoltre, secondo me è importante quello che ha sottolineato anche qui la dottoressa Piccirillo, il Fast Corridor, perché il Fast Corridor certamente permetterà di evitare quello che è successo nei mesi dicembre-gennaio dell'anno scorso a Milano-Malpensa, di avere degli intasamenti, non sapere più dove è la merce, e potrà certamente anche aiutarci in un futuro ad attrarre merce di altri paesi quando il Fast Corridor potrà essere usato a livello europeo, perché oggi molti dei nostri associati vanno magari sugli aeroporti tipo Francoforte o Parigi, in quanto poi al mattino, arrivando il volo nel sabato e domenica, al mattino alle 9 c'hanno la merce qui, a quel punto con i Fast Corridor o con queste semplificazioni che stiamo mettendo in atto, anche dall'Italia tu potrai essere a Francoforte, a Monaco, arrivando nel weekend al mattino alle 9. Cosa stiamo facendo anche noi come Anama e come Fedespedi? Certamente anche noi come Anama e Fedespedi stiamo cercando di trovare, tramite il PNRR, delle risorse che ci permettono ad agevolare la digitalizzazione, quindi di permettere ai nostri associati di entrare in questo ecosistema con i fondi del PNRR. Comunque SEA e gentilmente gli Anders, non dimenticatevi di pensare a qualche soluzione che aiuti le imprese, se no tutte le presentazioni che facciamo sono bellissime, tanto di bello, ma rimangono su carta. Noi abbiamo iniziato 10 anni fa, adesso stiamo di nuovo rincorrendo tutti i nostri aeroporti europei, perché hanno tutti fatto sistema. Lo sappiamo che in Germania il governo ha aiutato la digitalizzazione, uguale in Belgio anche il governo ha aiutato tutta la digitalizzazione dei processi negli aeroporti. Quindi cerchiamo di veramente far sistema, cercare di lavorare assieme perché questa piattaforma informatica finalmente prenda la luce e che si possa il prossimo anno parlare di rotte e servizi nuovi e non solo parlare di digitalizzazione. Grazie. Grazie Presidente Albertini. Beh, allora io adesso dagli stakeholder ritornerei di nuovo sulle infrastrutture, passando la parola al responsabile relazioni istituzionali e industriali a cargo di Asse Aeroporti, il dottor Chiarello, Pietro Chiarello. Buongiorno, ben arrivato a lei. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Un saluto a tutti i presenti sia in video che in presenza là a Milano. Sì, ho sentito un po' tutti gli interventi, mi hanno preceduto su alcuni punti, però qualcosa da aggiungere la potrei avere. Parto da un presupposto, da un dato che il dottor Galli ha dato a livello nazionale, vorrei partire però da un dato europeo, che è quello dei volumi di merce trasportata dai paesi europei, dove l'Italia è al 7° posto con un 6% di volume di merce trasportata contro il 28% della Germania, 12% della Francia e Regno Unito, eccetera. Partiamo da questo dato per il gap che esiste tra il paese Italia, quindi come Asse Aeroporti devo parlare di paese, e gli altri paesi europei, dovuta a tanti fattori. Uno dei fattori determinanti è anche la digitalizzazione, che
i processi di digitalizzazione e l'assenza di un sistema intermodale integrato e evoluto è basato su dotazioni infrastrutturali, tecnologiche e digitali adeguate. Partendo da questo presupposto, cosa possiamo fare? SEA, il maggior associato, ha presentato, mi ha anticipato con la presentazione del progetto, di un progetto di digitalizzazione molto complesso, della digitalizzazione della catena logistica, dove rappresenta un'importante opportunità per favorire la trasformazione dei processi digitali in cargo negli aeroporti italiani attraverso soluzioni innovative volte a efficientare il sistema logistico nazionale, riducendo al contempo l'impatto ambientale. Come può avvenire questo? Allora, questo è un interessantissimo, è il progetto pilota per lo sviluppo di un framework, quindi operativo, con delle caratteristiche. Le caratteristiche importanti di questo progetto che noi vorremmo portare avanti anche a livello ministeriale, quindi stiamo portando avanti in realtà anche con l'interlocuzione con il MIT, per poter rendere questo progetto scalabile e modulare in modo tale da renderlo facilmente replicabile con gli opportuni, ovviamente con gli opportuni aggiustamenti presso tutti gli altri scali, quindi in tutti gli scali nazionali. Quindi si tratterebbe, altra caratteristica, altro presupposto che il progetto di digitalizzazione deve avere è quella di essere necessario conformarlo al regolamento europeo, il 1056 del 2020, che sarà, questo è il cosiddetto speed delle merci, che sarà vincolante dal fine 2024, quindi non obbligatorio ma vincolante per tutti gli operatori del cargo aereo. Questi due presupposti, cioè seguendo questi due presupposti, l'interlocuzione che stiamo avendo con il Ministero competente per quanto ci riguarda, è quello di portare avanti questo progetto, renderlo facilmente replicabile e modulabile, consentendo di apportare grossi benefici. Ve ne dico giusto qualcuno: ridurre le possibilità d'errore nel trasferimento dei dati, rendere più efficienti le operazioni di carico e scarico delle merci in aeroporto, conoscere e ottimizzare gran parte dei processi di accettazione in aeroporto e tanti altri. Però qual è il punto fondamentale? Che un progetto di digitalizzazione, come hanno detto chi mi ha preceduto, deve avere una visione di sistema e deve essere partecipato da tutto il sistema, cioè quindi tutti gli operatori del settore del trasporto aereo devono aderire a un sistema unico digitale affinché lo stesso funzioni, altrimenti resta fine a se stesso, come è stato già citato antecedentemente, e non può avere uno sviluppo. Quindi il nostro obiettivo è quello di prendere il progetto pilota e cercare di ampliarlo. Però l'appello che si fa è quello a tutti gli operatori di aderire al sistema, altrimenti non funzionerà. Quindi questo. Quindi ho fatto il mio intervento abbastanza contenuto, giusto per dire che noi ci stiamo impegnando per poter rendere fruibile, modulabile e scalabile un progetto su scala nazionale. Grazie. Perfetto, grazie mille. Grazie, dottor Chiarello.
Ma che cosa è atteso dagli operatori? Io passo la parola ad Asso Endler, il dottor Alessandro Cappella, ma che cosa ci si aspetta? Ma ci si aspetta, buongiorno a tutti, ci si aspetta un miglioramento della qualità dei servizi lungo tutta la catena. Questa è la classica catena logistica del cargo aereo. In realtà manca un soggetto che è poi il cosiddetto handler fuori aeroporto, che gestisce oltre il 35% delle merci che poi vanno in aeroporto. Però ecco, il problema fondamentale è che ancora allo stato attuale delle cose, quindi oggi, in realtà grossi miglioramenti non ce ne sono. Noi stiamo lavorando e siamo contenti che SEA stia portando avanti tutta questa serie di progetti e speriamo poi di arrivare alla fine di quest'anno a poter invece dare un quadro della situazione completamente diverso. Di fatto, il Cargo Community System, che è la piattaforma digitale di SEA, è utilizzata da pochissimi operatori, si contano sulle dita di una mano, probabilmente per le motivazioni che diceva prima il dottor Albertini, probabilmente. E questo ovviamente non dà soluzione ai problemi che effettivamente ci sono. Noi nel 2014 abbiamo varato, l'aeroporto di Malpensa ha varato la carta dei servizi qualità merci, che è servita a fare un'analisi di contesto, ed effettivamente ci sono dei grossi problemi. Ci sono dei problemi di tempi di attesa allo scarico degli automezzi molto elevati. Ci sono problemi sui tempi di uscita e quindi diciamo che l'utilizzo delle app, così come sono state predisposte da SEA, sicuramente comporterà un miglioramento e un efficientamento dei processi. Penso per esempio alla Smart Unload. La Smart Unload noi la stiamo testando con SEA. Che cos'è? L'operatore potrà presso tutti gli handler dell'aeroporto prenotare degli slot di scarico. Questo comporta numerosi vantaggi. Oggi che cosa succede? Succede che l'handler aeroportuale non sa quanta merce deve ricevere, che tipo di merce e quando. Ovviamente i tempi operativi degli spedizionieri, degli operatori sono più o meno i medesimi, quindi c'è un accumulo di automezzi in aeroporto e quindi un allungamento dei tempi notevolissimo, che non giova neanche all'ambiente, ovviamente, perché no, questa concentrazione bisognerebbe invece al contrario cercare di distribuirla il più possibile. Con la Smart Unload questo sicuramente sarà un problema risolto. La condivisione dei dati, e questo purtroppo è l'unico modo per arrivare ad un efficientamento. La stessa cosa vale per altri tipi di app, dove in realtà ci sono, l'obiettivo è più di uno, è quello per esempio di poter avere un interscambio di dati, ma che siano dati corretti, no? che siano ben leggibili, no? Una cosa che Anama correttamente ha sempre contestato, no? Il fatto è che per la rilevazione dei servizi della carta dei servizi merci, in realtà alcuni dati erano rilevati dagli stessi handler e quindi era il controllato che si controllava. E in alcuni casi i dati erano presi a campione, no? Quindi riuscire invece ad avere un interscambio costante di dati, questo ci consente di avere una fotografia chiara dei processi e intervenire per gli efficientamenti, no? Un altro, per esempio la Smart Move che non è riuscito a presentare, ma è importante perché registra la performance dello scambio merci fra il magazzino, l'aeromobile e viceversa. Anche quello è un dato oggi molto parziale, perché essendo processi molto veloci ed essendo fatto tutto tramite moduli cartacei, un modulo va perso, un altro firmato ma non è timbrato col timbro da Taura, insomma le solite problematiche.
Quindi evidentemente sono tutti, e poi l'utilizzo del cargo community system, evidentemente, perché voi non potete immaginare, o forse sì, visto che siete del mestiere, la quantità di controlli che devono essere effettuati in accettazione sui dati. Perché noi dobbiamo controllare tutti i dati della spedizione, abbiamo tutti i dati di security da controllare, abbiamo le checklist dei DGR, eccetera, eccetera. Quindi se, diciamo, si arriva ad una trasmissione totale dei dati, di fatto tu in accettazione devi solo controllare l'identità dell'autista, il documento di riconoscimento e il database europeo per le esportazioni. Dopodiché tutto il resto, e questo rende poi più flessibili le porte di scarico automezzi, perché evidentemente non creando un accumulo sull'accettazione documentale, quindi diciamo i vantaggi sono notevoli e sono soprattutto, ripeto, anche per l'handler ovviamente, perché l'handler in questo modo riesce ad organizzare meglio le aree a disposizione e riesce ad organizzare meglio anche il personale dedicato. Noi oggi, non avendo dati, ci basiamo su dati storici di trasporto nei vari picchi, cioè dati che sono completamente cambiati dopo la pandemia, e quindi evidentemente riusciremo ad avere un maggiore sfruttamento anche delle infrastrutture e del personale. E quindi la digitalizzazione anche al servizio dell'ambiente, perché evidentemente l'aeroporto è sicuramente un elemento che può contribuire ad una migliore gestione del territorio, sottraendo minor territorio alle infrastrutture, e del resto le infrastrutture costano tanto e quindi prima di costruirne delle nuove le devi rendere maggiormente efficienti sostanzialmente. Quindi diciamo i vantaggi sono molteplici e quindi io spero, ma l'associazione spera in generale, che ad arrivare, insomma, alla fine del 2023 si possa veramente parlare di una digitalizzazione, ma intesa come proprio interscambio di dati collaborativo, come diceva il collega, perché è importante. Grazie mille. È chiaro che lei ha posto la giusta criticità, quale anello fondamentale, quello dei, poi, no, il caricamento, la disposizione a bordo pista, eccetera. Ci tengo a sottolineare una cosa per chi ci ascolta, che non era organizzato, ma il suo intervento è stato in tandem con quello del dottor Della Nuce, perfetto, cioè vi siete completati le informazioni in maniera perfetta. Sì, noi litighiamo su altri tavoli. Perfetto, va bene. Quindi si può litigare e collaborare, insomma. Assolutamente, va bene. Manca la voce a questo punto, però fino adesso abbiamo sentito lato terra, manca la voce dei vettori. Io passo la parola a Luciano Neri, segretario generale di IBAR. Sì, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene, anche da parte mia un ringraziamento. Abbiamo solo qualche problema in video, in verità, la voce ci arriva, quindi può procedere, grazie. Spero che vediate perlomeno le slides, non è tanto importante che vediate. Mi dispiace, forse c'è un problema di risorse del computer. Quindi posso avere conferma che vedete la presentazione? La presentazione sì, è visibile perfettamente. Benissimo, la ringrazio, dottore. Quindi torno ai ringraziamenti e un saluto ai colleghi che vedo nel panel e a chi naturalmente ci segue in sala. So che i tempi sono giustamente contingentati e lo diventano ancora di più alle 13 per ovvi motivi, quindi cercherò di essere rispettosissimo dello slot che mi è stato concesso, anzi segatemi tranquillamente se dovessi andare oltre. Comunque proprio per cercare di stare nei tempi ho pensato di ridurre il mio intervento a tre tematiche di fondo, che sono quelle che vedete nella slide: i finanziamenti pubblici, l'interoperabilità dei sistemi e una riflessione finale sul concetto di cargo community, sul quale ho già sentito degli spunti interessanti sia dalla dottoressa Piccirillo che dal presidente Albertini.
Quindi finanziamenti pubblici, qualcuno potrà dire ma perché interessano ai vettori? Tutto sommato sono un po' al di fuori di questo tema. Come sappiamo e come è stato detto, la digitalizzazione ha dei costi iniziali che possono essere importanti, che si recuperano poi nel corso del tempo in termini di efficienza e di ottimizzazione delle risorse. A noi il tema interessa perché, come tutti sanno, credo, gli investimenti attuati dai gestori che non sono coperti da finanziamenti pubblici sono poi riversati nei corrispettivi regolamentati pagati dagli utenti. Quindi il tema è sicuramente anche di interesse per le compagnie aeree. Interoperabilità delle soluzioni IT, molto è stato detto, è una parola difficile, speriamo di non incagliarci. Il complesso delle app che trova ospedalità, ce lo auguriamo nella... anche praticamente che non ci si incagli su quest'ambito. Grazie. Il sistema delle app che trova ospitalità nel sotto il nome di Milano Malpensa Cargo, dal nostro punto di vista è un'ottima iniziativa, speriamo anche noi che venga utilizzata in maniera molto maggiore nel futuro. Paolo Dalla Noce è stato un po' segato sulle questioni airside, per ora comunque, forse opportunamente, mi sembra che gli sforzi siano principalmente focalizzati sulle parti landside. Non ho dubbi che non ci si dimentichi in futuro che il trasporto aereo è per definizione un sistema globale e che per funzionare bene ha bisogno della massima integrazione possibile, integrazione in cui tutte le tessere del puzzle devono combaciare ed interagire. Poi diremo qualcosa di più su questo. E community è quasi si trattava quasi di una riflessione personale che però con molto piacere ho sentito condividere da chi mi ha preceduto. Sui finanziamenti vorrei ricordare che nel 2021 il MIMS nell'ambito del PNRR aveva a disposizione delle voci di spesa per un totale di 62 miliardi, all'interno dei quali solo 110 milioni erano destinati al comparto aereo, tra l'altro erano fondi interamente allocati ad ENAV per l'ammodernamento dei sistemi. Questo succedeva nel 2021, quello che leggiamo a video riporta una dichiarazione del MIT che risale a pochi mesi fa, quindi rileviamo con piacere che c'è un riorientamento e finalmente c'è una maggiore intenzione anche alle esigenze legate ai costi della digitalizzazione aeroportuale. Quindi in questo senso probabilmente vanno fatti complimenti all'Associazione dei gestori aeroportuali, a Pietro Chiarello che oggi è presente, per essere riusciti a convincere le istituzioni che il sistema aeroportuale, l'intero comparto, aveva bisogno di maggiori attenzioni anche nell'ambito del PNRR. I complimenti vanno fatti, parlando di fondi pubblici, anche a SEA, perché per quello che sappiamo si è dotata di una squadra particolarmente agguerrita nell'individuazione e nell'ottenimento di fondi pubblici laddove questi si rendono disponibili. Quindi questa è una buona notizia per tutta la comunità. Dottor Neri, due minuti per favore. Sì, allora passiamo alla slide successiva. Come dicevo, il sistema del trasporto aereo è una industria globale. Noi siamo un'associazione nazionale, il punto di riferimento per noi è l'organismo che organizza il sistema del trasporto aereo a livello globale, la IATA. Io voglio
comunicare con piacere che proprio ieri si è svolta la Digital Cargo Conference della IATA a Ginevra, all'interno della quale si è riaffermato che il 1 gennaio 2026 sarà la data di implementazione dello standard One Record. Ne ha parlato in qualche modo anche l'amico Vurchio prima, e vorrei solo sinteticamente far presente che si tratta di un passaggio epocale, perché da un sistema di messaggistica basata sui flussi, che è diventata nel tempo molto evoluta e sofisticata, ma comunque rimane figlia della telescrivente, se vogliamo, si passa finalmente a un concetto di condivisione dei dati basati su residenti nel web. Velocemente, quali sono i benefici? Migliore qualità dei dati, trasparenza, perché tutti i soggetti interessati ad un'unica spedizione sono in grado di accedere ai dati e di consultarli in tempo reale, facilità nella connessione, perché tutto girerà sul web, e poi, se vogliamo, anche un riconoscimento, oppure un'attenzione a quelli che saranno i leader dell'industria del trasporto e della logistica tra 10 anni. Saranno tutti nativi digitali, e quindi è bene che consegniamo loro una piattaforma coerente con il loro modo di interagire e di ragionare. Sulla Cargo Community, vado velocissimo, il cluster Cargo Aereo è nato nel 2015, è una federazione tra le associazioni che vedete a video, e nella nostra valutazione ha svolto un ottimo lavoro. Siamo stati bravi nella interlocuzione con le istituzioni, siamo stati bravi a coordinare la nostra presenza ai vari tavoli tecnici, abbiamo fatto un buon lavoro nella diffusione del messaggio per quanto riguarda l'importanza del cargo aereo per l'intero sistema paese. Però l'ambito del cluster è nazionale. Come è stato detto prima, Malpensa movimenta il 65% del cargo italiano, e forse è il caso di guardare a cosa è stato fatto negli altri aeroporti che sono leaders nella movimentazione del cargo aereo in altri paesi europei. Gli esempi li conosciamo tutti: Amsterdam, Bruxelles. Io, per darvene per offrire uno spunto, ho preso quello di Francoforte, dove si è creata una comunità che raccoglie tutti gli stakeholders, li vedete elencati, spero che sia leggibile la diapositiva. C'è una messa a fattor comune di tutte le competenze, e gli scopi e gli obiettivi comuni sono il successo a lungo termine di tutte le aziende presenti nella comunità, il perseguimento dell'efficienza operativa, la qualità dei servizi e, non ultimo, il marketing dell'aeroporto come sito che deve attrarre flussi di movimentazione merci. Qualcosa in questo senso, sono spunti molto interessanti, li ho stamattina sentiti dalla dottoressa Piccirillo. Il tavolo tecnico permanente forse va in quella direzione, e anche Alessandro Albertini ha manifestato l'esigenza di mettere insieme tutte le competenze per assicurare la crescita del sito. Quindi vorrei concludere dicendo: mettiamoci al lavoro e facciamo qualcosa di concreto per assicurare la crescita del cargo a Malpensa. Grazie, spero di essere stato nei tempi. Assolutamente nei tempi, grazie, grazie mille, dottor Neri. Io vorrei porre una domanda alla Presidente Alsea, alla dottoressa Schiavoni.
Noi stiamo parlando, ed c'è ben chiaro ormai le problematiche e il meccanismo del trasporto più veloce che esiste, quello dell'aereo, ma per essere così veloce questa parte centrale del trasporto vuol dire che prima di decollare la merce ci è arrivata via terra in aeroporto e dopo l'atterraggio la merce va via terra. Come si pongono i trasporti nei confronti di questi processi anche in atto a Malpensa? Buongiorno a tutti. Oggi, come presidente Alsea, appunto sono qui in rappresentanza delle imprese dell'autotrasporto che effettuano servizi principalmente su Malpensa. Chiaramente è già stato dimostrato, voglio dire, dai relatori precedenti la situazione di Malpensa, e colgo infatti anche l'occasione per ringraziare la dottoressa Piccirillo di ENAC, che nel momento più tragico è riuscito ad accogliere le nostre istanze di Alsea e Anama e si è concretizzato questo tavolo di, voglio dire, perlomeno confronto sulle criticità che stavamo affrontando a Malpensa. Come ogni aeroporto, voglio dire, diciamo che gli ultimi anni sono stati pesanti non solo Malpensa, ma posso dire anche Francoforte. Però Malpensa è una situazione che, voglio dire, va avanti da troppi anni. Quindi il mondo dell'autotrasporto è sicuramente l'anello più debole della filiera, ma è indispensabile, nel senso che sia nella via mare che nella via aerea il trasporto stradale è quello che comunque deve riuscire a connettere le due modalità. Detto questo, è chiaro che quello che è stato evidenziato, questa piattaforma nata tanti anni fa e che il settore non ha voluto prendere troppo seriamente in considerazione, sono contenta che oggi il cluster abbia deciso, voglio dire, di metterlo come condizione per andare a Malpensa. Perché? Io sorrido quando sento Alessandro che dice: deve essere dato una remunerazione agli spedizionieri che, voglio dire, devono attuare e implementare questo nuovo software, chiamiamolo così. Però io dico, se il mondo dell'autotrasporto dovesse altrettanto riflettere su quello che costa spendere una giornata a Malpensa, credo che il costo sarebbe molto inferiore avere questo strumento che non dover riconoscere al mondo dell'autotrasporto effettivamente i costi sostenuti per andare e tornare a Malpensa. Infatti, voglio dire, poi oggi che ci sono 4 handler, se io vado a Malpensa oggi, durante purtroppo il venerdì, dove c'è naturalmente maggiore traffico, io rischio che un bilico, che ha un costo di 600-650 euro al giorno, debba rimanere tutto il giorno fermo a Malpensa per fare le consegne. Quindi, cioè, noi, se parliamo di costi, tanto i costi ce li hanno il mondo degli spedizionieri, tanto i costi ce l'ha il mondo dell'autotrasporto. Purtroppo l'autotrasporto è una filiera che non sa difendersi abbastanza bene, non si sa far rispettare e per paura di perdere il cliente accetta ogni condizione. Questo è il tema. Quindi io credo che per il mondo dell'autotrasporto ci voglia molto più rispetto, tenuto conto che stiamo andando incontro a un momento che mi auguro che l'IRU, i dati che mi ha passato, non siano realistici, ma che entro il 2026 in Europa mancheranno 2 milioni di autisti. Allora, se noi non andiamo in qualche modo a migliorare le condizioni di lavoro del mondo dell'autotrasporto, dandogli parcheggi, delle strutture dove possano andare alla toilette, dove possano mangiare un panino, dove possano essere tranquilli di non essere derubati mentre sostano da qualche parte. Una dignità diversa. Noi abbiamo bisogno di questo. Quindi qualsiasi aeroporto, che sia Malpensa, che sia Roma, che sia Francoforte, il mondo dell'autotrasporto ha bisogno di più rispetto, ha bisogno di riprendersi una dignità, perché se no nessuno farà più l'autista. Questo è il tema. E se nessuno farà più l'autista, io voglio capire poi come le merci volano negli aeroporti. Quindi il tema
è serio, non è da sottovalutare. Potevamo sottovalutarlo forse 10 anni fa, oggi non può più essere sottovalutato. Quindi ben venga la digitalizzazione, è un obbligo da parte di tutto inserire un dato in più per fare in modo che l'aeroporto possa lavorare nel migliore dei modi. E perché naturalmente si sappia anche che cosa sta arrivando, perché chi ha i magazzini è chiaro che una pianificazione è necessaria. Io mi chiedo anche, ma è possibile che tutta la merce debba partire sempre solo nel weekend? Ma se vogliamo veramente un mondo sostenibile sotto un aspetto ambientale, può essere che tutto deve essere svolto in quei 3 giorni? Cioè io qualche riflessione la pongo non solo al nostro settore, ma anche sicuramente al settore delle produzioni. Cioè, cerchiamo di riflettere anche su questo, perché per migliorare la viabilità e il traffico dobbiamo intervenire anche su tutto il sistema, cioè non è che può pagare l'ultimo o gli ultimi 3. Io credo che anche questo sia una riflessione che va fatta. Quindi io chiaramente adesso siamo in un momento abbastanza tranquillo, disagi non si registrano, comunque c'è un ottimo dialogo sia con gli Ender che con SEA, loro sanno che al SEA a questo tema ci tiene molto, vuole rappresentare il mondo degli autotrasportatori e quindi io sono sicura che insieme possiamo arrivare a dei risultati concreti. Le promesse non ci interessano. Noi vogliamo dei tempi che ci dicano entro quanto tutte queste app, tutto questo, possa essere realizzato e quindi trasmesso al mondo dell'autotrasporto. Perché si parla, io capisco, non tutti riescono immediatamente a risolvere i problemi, però questo è un tema che Malpensa soffre da troppi anni ed è giunto il momento, per necessità, che tutti, insieme riusciamo a trovare delle soluzioni. Qui mi fermo. Grazie Presidente. Io inviterei adesso a effettuare il suo intervento in maniera anche di conclusiva, cioè oltre a darci le informazioni di Fedespedi, ma anche a trarre un attimo le conclusioni, al dottor Kamal Andrei, Presidente Advisory Board di Fedespedi. Prego. Buongiorno, ringrazio ovviamente il Comitato per l'invito e il pubblico per direi a questo punto anche per la resistenza oltre che per l'attenzione. Beh, direi il panel è stato molto effervescente, abbiamo parlato diffusamente di digitalizzazione, abbiamo parlato in particolare di Malpensa, del traffico aereo. E soprattutto dell'evoluzione in senso digitale che sta subendo la logistica che trova il suo innesco e la sua accelerazione nel processo della piattaforma logistica nazionale o FTI Platform Italia. Questo processo è stato più volte ribadito nel corso di questi interventi, non si sostanzierà nella mera elettrificazione di quelli che sono i processi esistenti. L'obiettivo è quello di aggiungere funzioni, elevare i livelli di servizio, far sì che ci sia un vero valore aggiunto in questo processo che è in corso. Si tratta di fatto di un netto spartiacque segnato da questo progetto che sta portando avanti principalmente RAM, quindi il processo dell'FTI Platform Italia, per cui ci sarà un prima e un dopo. Ci troveremo probabilmente e auspicabilmente, come dice anche Albertini, non più a parlare di digitalizzazione, perché ormai la digitalizzazione dopo questo passaggio sarà avvenuta, quindi non si tratterà più di capire se e quando digitalizzarsi, ma semplicemente come lo stiamo facendo e come stiamo evolvendo. Diciamo, ovviamente l'Italia parte da una posizione drammatica da questo punto di vista, perché comunque siamo tra i 27 paesi membri, 18esimi come livello di digitalizzazione della logistica.
Uno studio Ambrosetti di qualche anno fa ha stimato in 36 miliardi annui il danno da ritardo nella digitalizzazione della logistica. Quindi il percorso che dobbiamo fare è un percorso lungo, possibilmente veloce. Tornando a parlare dei CCS, di Malpensa in particolare, è logico che questi dovranno entrare a pieno titolo in questo ecosistema digitale che è in corso di trasformazione, no? Il problema è capire come, con che modalità e soprattutto, come abbiamo più volte detto, con che risorse. Di fatto il regolamento 1056 prevede che entro il 2025 venga costruito questo ecosistema digitale nel quale debbano entrare gli scali logistici che afferiscono alla pubblica amministrazione. Quindi qui si pone un problema perché ovviamente SEA è un soggetto privato. Dobbiamo quindi andare un attimo ad analizzare la suddivisione di questi 250 milioni del PNR che sono destinati alla logistica e quindi individuiamo da un lato i 30 milioni destinati alla migrazione sul cloud Strategia Italia e alla realizzazione della piattaforma. Altri 45 milioni saranno destinati alle ADSP per l'evoluzione dei PCS o per dotarsene dove non ci sono. Gli altri 175 sono per il mondo delle aziende, per i privati, dove evidentemente dovremo andare e stiamo facendo insieme ad ANAMA, dovremmo andare a portare le nostre istanze a RAM affinché la parte dei CCS di Malpensa, via dicendo, trovino in qualche maniera delle risorse, quantomeno io direi per quanto riguarda l'interoperabilità e la cybersicurezza, almeno quelli che sono i principi fondanti del piano della piattaforma logistica nazionale dovrebbero trovare il loro spazio nei CCS e quindi essere in qualche modo finanziati. Stiamo lavorando, stiamo con ANAMA, presenteremo prima della prossima riunione operatori che c'è tra l'altro il primo di marzo una nostra idea di evoluzione e di impiego di questi 175 milioni di euro che poi si sostanzierà ovviamente nei bandi e tra le istanze c'è certamente quella dei CCS. La partita ovviamente per la trasformazione digitale del mondo della logistica si giocherà su questi 175 milioni, sull'impiego efficiente di questi 175 milioni che, attenzione, innescano in realtà 600 milioni di investimenti, perché se la percentuale di finanziabilità resterà il 30%, quindi non ci sarà l'istanza alla Comunità Europea per superare il problema degli aiuti di Stato che comunque le porterebbe al massimo al 40%, vuol dire che devono essere investiti affinché nel sistema 600 milioni. Ovviamente un investimento di 600 milioni oggi, con questo ritardo che noi abbiamo nel settore della logistica, dovrebbe consentirci di evolvere in maniera importante. E qui per chiudere, diciamo, mi rifaccio a quanto più volte è stato detto nel corso di questi interventi sul fatto che è necessario fare sistema, è necessario superare la logica di quartiere o di cortile. Perché? Perché il PNR vuol dire debito. L'unico sistema per ripagare il debito è quello di aumentare il PIL. Quindi tutti gli interventi che verranno fatti nel tema di questa rivoluzione digitale devono superare la logica del cerco di aumentare la competitività di un operatore a discapito di un altro, cioè non è una corsa tra di noi. Bisogna tutti ragionare nell'ottica dell'evoluzione di sistema, dell'evoluzione del mondo logistico italiano in generale. Dobbiamo fare in modo che
l'operatore straniero decida di entrare in Europa dall'Italia perché è diventato un sistema più efficiente e efficace di altri, dobbiamo soprattutto fare in modo che gli esportatori italiani decidano di ribaltare la resa da Ex Works a DAP o CIF, quello che è, perché hanno in mano un sistema efficiente che gli consente di rendersi competitivi all'estero. Quindi l'obiettivo per noi tutti deve essere di evolvere superando le logiche di quartiere. Grazie, grazie dottor Calamandrei. Ragionamento assolutamente ribaltabile su ogni anello della catena logistica, quello di sistema e di porsi poi, no, all'estero, cosa che noi italiani troviamo sempre grande difficoltà per le nostre manie di protagonismo. Posso chiedere in conclusione una cosa? Io tanto stiamo approfittando della pazienza infinita di chi ci sta seguendo così tardi. Vorrei chiedere una frase secca a ciascuno di voi, ritornando a questo punto dal presidente Albertini e procedendo poi con gli altri relatori, giusto una frase che possa chiudere. Secondo me quello che è la cosa più importante che abbiamo sentito oggi è proprio quello di far sistema come tutti gli stakeholder e non solo magari il cluster, ma dal produttore al cliente finale. Grazie. Prego. Sì, mi trovo in linea, cioè mi sembra che lo slogan può essere collaborazione, semplicemente questo. Dottor Vurchio? Sì, l'invito è quello a fare dei ragionamenti che non riguardano la propria categoria, ma guardare nell'insieme. Secondo me questo è fondamentale, perché altrimenti non funzionerebbe. Ritorneremo ai concetti lineari invece che agli aspetti collaborativi. Perfetto. Dottore Danuscia. Mi tocca ripetere un po' il concetto, però è quello che anch'io sento sulla mia pelle. Io sono entusiasta di questo lavoro, ma anche molto preoccupato della reale messa a terra dei progetti, per cui penso che l'interoperabilità e la collaborazione in tutta la filiera sia la condizione. Ne sta venendo fuori una omogeneità di risultato, quindi siamo felici di questa mattinata di lavoro. Dottor Cappella. Sì, no, sicuramente la collaborazione credo che sia fondamentale per tutti noi soggetti della filiera, perché se uno zoppica finisce che fa zoppicare tutti gli altri, quindi è inevitabile. Presidente Schiavone. Ma concordo con quanto gli altri hanno appena ribadito. Sicuramente cercare di capire, ogni tanto mettersi uno nel posto dell'altro, voglio dire, fa fare delle riflessioni in più. Quindi io credo che siamo comunque tenuti in questo momento ad andare in questa direzione e credo che riusciremo a farlo. Perfetto, grazie mille. Dottor Calamandrei, se vuole chiudere. No, io dico solo che tutti dobbiamo essere pronti a investire e quindi a prendersi dei rischi, perché l'Italia comunque si sta prendendo dei rischi. Quindi se falliamo con quello che è il tema degli investimenti sul PNR, dopo ne risentiremo tutti in maniera pesante. Quindi avere il coraggio di investire, perché in questo momento non si può fare diversamente. Grazie, grazie ai nostri relatori, grazie per il loro contributo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito.